Eh, salve amici e amiche, ben ritrovati. Allora, ho aperto il video di oggi con l'arrivo del presidente Mattarella in Germania a Berlino per la visita di Stato, eh, quindi è stato accolto, diciamo, prassi normale, procedura standard, che ci sia un passaggio di consegne, l'aeroplano presidenziale viene scortato dai caccia italiani fino al confine dello spazio aereo tedesco e poi da lì... Viene preso presa la consegna dai caccia militari tedeschi. Questa è, una cosa, è un atto formale, vale come una sorta di protezione supplementare. Non è necessaria, però è un pro forma. Le immagini sono molto belle dei due Eurofighter tedeschi, come vediamo. La cosa interessante che possiamo notare è che la versione, la Tranche 2, in genere è una Tranche 2, ma non sono sicuro che può essere stata aggiornata. È che gli Eurofighter tedeschi sono sprovvisti del sensore a infrarossi il, il nostro sensore prodotto dalla Thales anche in, in collaborazione con Spagna e Italia ed è l'Eurofirst Pirate, questo sensore che i nostri Eurofighter hanno, ma anche quelli inglesi, è un sensore che permette all'Eurofighter di eh, rilevare aerei che emettono calore attraverso le emissioni appunto dei motori o attraverso le prese d'aria, tutto quello insomma che è nello spettro della luce infrarossa. Quindi con questo sensore il pilota è in grado di tracciare, agganciare e addirittura ingaggiare altri aerei solo attraverso il sistema passivo del sensore infrarossi quindi con questo tipo di, di aggancio è assolutamente silenzioso quindi l'Eurofighter è in grado di eventualmente lanciare un missile come il Meteor ma gli stessi 120 può lanciarlo in questa modalità per cui il lancio la, la scansione e il lancio non viene rilevato dall'aereo che subisce il lancio semplicemente riceverà l'avviso di lancio quando il missile ormai sarà in prossimità quando attiverà il proprio radarino interno quindi eh, penso che gli eurofighter tedeschi non abbiano scelto di acquistare il pirate per una questione semplicemente economica lo ritengono non necessario tra l'altro c'è un piccolo contro anche se sono ovviamente sono molti di più i pro di avere un sensore del genere soprattutto in una in una guerra aerea moderna è molto utile averlo perché altrimenti se non, se non lo si ha per poter agganciare qualsiasi altro aereo nello spazio bisogna usare il radar quindi il radar essendo uno strumento che emette delle onde elettromagnetiche è considerato attivo quindi l'aereo che viene interessato da queste onde le sente attraverso i propri sensori quindi sa che dall'altra parte c'è un aereo che sta facendo delle scansioni mentre il pirate il sensore infrarosso non fa è passivo. Eh, quindi loro, i, i tedeschi, i, gli eurofighter tedeschi non hanno questo sensore, Io, penso per motivi economici, ma, ma anche perché piccolo contro che ha è che, essendo una bolla che sporge nel muso, questo incide leggermente sulla firma radar dell'erofighter. Delle che vabbè, è sempre ricordarlo, è un aereo che comunque ha un'importante riduzione della propria firma radar essendo costruito in materiali compositi apparentemente non sembra avere una geometria una forma aerodinamica stealth ma in realtà è un aereo stealth a tutti gli effetti perché è costruito con materiali sofisticatissimi e compositi quindi tutte le sporgenze come questa può insomma deteriorare la propria firma radar Cosa interessante di questo video è che poi, quando Mattarella scende, salutato dal fuoco dell'artiglieria, cos'è dei cannoni, si vede poi il passaggio successivo degli Eurofighter. Abbasso un po' il volume, vediamo se si riesce a vedere. Come vedete, sono in formazione, e salutano i due Eurofighter che gli passano sopra la testa, re realizzano il saluto. Il saluto, il gergo aromatico è. Il battere le ali, se fate caso si vede prima il leader del pacchetto, è una cosiddetta unità, questa qui perché sono due aeroplani, affinché ci sia un'unità devono esserci due aerei, leader e gregario. Il primo, il leader, fa quello che viene detto in gergo, la batte le ali, questo vale un po' come il saluto in, in aviazione, batte le ali, dopodiché anche il gregario batte le ali fa il movimento. E questo è un saluto. E così Mattarella è stato accolto in Germania eh, ieri. Bene, passiamo avanti. Andiamo a parlare degli aggiornamenti che arrivano dal fronte ucraino. Eh, con l'occasione per ringraziare sempre Majakosk che ha aggiornato la mappa. Eh, racconta, intanto parliamo della situazione a Vuledar, che a quanto pare è stata letteralmente circondata, vediamo un avanzamento sia da est che da sud-ovest da parte russa. La città è stata interessata da bombardamenti continui in queste ore, l'ultimo è stato questa notte dove c'è stata letteralmente una pioggia di eh, munizionamento a frammentazione, presumibilmente con eh, incendiario. Quindi si vede, non posso mostrarvi le immagini, però si vede letteralmente una pioggia di munizionamento incendiario su tutta la città. E questo, è inutile dirlo, è considerato crimine di guerra, nel senso per crimini di guerra non, non vale tanto il discorso del tipo di munizionamento, cioè fino a un certo punto le armi a frammentazione sono vietate dalle convenzioni internazionali solo quando contengono dei frammenti inferiori. A una certa misura così le armi incendiarie possono essere utilizzate su obiettivi considerati militari ovviamente il bombardamento di una città non è un obiettivo militare non è considerato un obiettivo militare quindi questo attacco a Vuledar è al limite anche se al momento non ci sono più civili ma ovviamente ci sono soldati ucraini all'interno e comunque un bombardamento a tappeto così non è ortodosso ecco da parte russa possiamo considerarlo così um, quindi attualmente le forze ucraine stanno continuando a resistere non nonostante sia ormai come si dice una battaglia persa quella di Vuledar però a quanto pare da quello che si è capito c'è stato un avvicendamento nel comando di questa zona e le truppe in città non vogliono ritirarsi, stanno continuando a resistere. Lo stesso Mayakovsk eh, ci raccontava nei giorni precedenti che si aspettava che la città sarebbe caduta. Città per modo di dire, perché, ripeto, è un piccolo quartiere con alcuni edifici, è proprio un'area residenziale, non ha nessun valore strategico. Mayakovsk scriveva qualche giorno fa che sarebbe caduta, però in realtà sta continuando a resistere. In realtà si tratta ormai di ore prima che l'intero... L'intero caseggiato venga catturato dai russi. Spostiamoci più avanti, uh, questo invece mi, ci spostiamo rapidamente nell'area della regione di Kursk, dove lo stesso Mayakovsky riporta alcune cose interessanti che poi vedremo fra poco, anzi, direi di partire proprio da qui, dalla sua mappa. Andiamo a parlare direttamente dalla zona di Kursk, la regione dell'oblast di Kursk. Allora, c'è stato un piccolo aggiornamento nella posizione dei russi che ieri hanno consolidato quest'area a sud di Korenovo. La risposta ucraina è, ieri è stata di um, un bombardamento tramite artiglieria. Però come vedete tutte queste icone sono piuttosto recenti, degli ultimi 4 giorni, 5 giorni, il 25, eh, vediamo questi bombardamenti, il 24, sono tutte azioni dell'aviazione russa e il 24, il 24, questi sono l'artiglieria russa. Quindi eh, al momento dove vediamo... Gli attacchi condotti dai russi attraverso l'aviazione o l'artiglieria presumiamo la presenza delle forze ucraine. ucraine. Questo è per semplice deduzione che possiamo dirlo, perché tendenzialmente è vero che nel, in tutta l'Ucraina i russi bombardano le città indiscriminatamente, però non hanno motivo di bombardare le proprie città nella regione di Kursk se non c'è quantomeno il sospetto che possano esserci delle forze ucraine in quella zona. Quindi, lì dove vediamo delle iconcine rosse di attacco da parte russo, possiamo dedurre la presenza ucraina. Cosa interessante, come vediamo, c'è stato un ulteriore consolidamento delle posizioni ucraine nella cittadina di Vaseloe, cittadina caseggiato, quattro vie e alcune case. Qui sappiamo che ci sono combattimenti, È la stessa proiezione verso questo quest'area rurale possiamo dire mentre possiamo per esempio vedere che qui ci sono stati degli attacchi da parte dell'artiglieria dell ucraina quindi possiamo immaginare che stanno spingendo in questo caseggiato in quest'area questa via Altra cosa interessante che possiamo dedurre è che è apparsa questa il 26 giusto ieri, e c'è un nuovo vettore di spinta da parte delle forze ucraine tutto a ovest, eh, a sud di Tecchino, qui con, questo, con questa direzione. Questo lo possiamo vedere aggiornato sulla mappa e possiamo vedere anche i report geolocalizzati di questi attacchi aerei russi di ieri, che appunto come dicevo poco fa. Se ci sono stati attacchi russi si presume che ci sia la presenza di forze ucraine, quindi possiamo dedurre che le forze ucraine stanno anche spingendo in questa direzione in questo momento, in questa direzione, qui e qui. Quindi queste sono le nuove, le nuove prospettive per i prossimi giorni. Allarghiamo un pochino la, la mappa per vedere poi il resto del settore. Come vedete nelle retrovie russi nel 25, il 22, il 22 hanno condotto questi attacchi, il 24, e, e, e questo invece è l'attacco da parte ucraino con un, bomb un bombardamento di precisione ad aria in quelli che sono le retrovie russe. Quindi come potete vedere la zona è parecchio, parecchio interessante. Per quello che sta avvenendo c'è l'intenzione almeno da entrambe le parti di colpire le linee dietro il fronte mentre lo scenario sta cambiando sappiamo che i russi stanno cercando in tutti i modi di spingere verso sud sud est mentre gli ucraini cercano appunto di consolidare le posizioni a ovest e questo è quanto per quanto riguarda la regione di Kursk spostiamoci velocemente invece nell'area di uh, Kharkiv a nord di Kharkiv con la città di Vochansk intanto a nord di Kharkiv vediamo quanto è intensa l'attività ucraina con dei combattimenti, l'utilizzo dei droni l'utilizzo di artiglieria il 24, tre giorni fa il 26 l'utilizzo dei droni sappiamo che c'è sempre stata pressione da parte ucraina in quest'area verso la regione di Belgorod eh, spesso anche con successo perché quest'area è contesa ormai da diversi mesi stessa cosa sappiamo almeno l'ho già riportato nei video di ieri e dell'altro ieri finalmente l'area del centro di aggregazione di vocechask è stata liberata ma la risposta di ieri e l'altro ieri da parte russa è stato un intenso bombardamento tramite artiglieria eh, ci sono ancora combattimenti nella zona nord-ovest della città altri attacchi di artiglieria che sono avvenuti l'altro ieri e oggi fra ieri e oggi c'è stato questo avanzamento da parte russa con delle truppe in contatto si dice cioè significa che ci sono stati dei combattimenti tradizionali convenzionali visto che ormai si parla massicciamente dell'uso di droni questa iconcina riporta un video che non vi posso mostrare per ovvie ragioni dove ci sono dei combattimenti con l'utilizzo dei fucili normali, tradizionali. E quindi da una parte possiamo dire che gli ucraini sono riusciti a liberare parte della città, almeno nella zona centrale, stanno attualmente spingendo, ma allo stesso tempo da parte russa c'è stato un contraccolpo in questa direzione. Poi, la situazione sul resto del fronte è piuttosto stabile, non ci sono stati grossi cambiamenti. Continua il tentativo di avanzata russa a nord, in quest'area, che praticamente è, sostanzialmente sono dei campi, non c'è molto altro. Però il tentativo da parte russa è piuttosto ovvio, stanno cercando di raggiungere questa strada, che è importante da un punto di vista di collegamento. E ho... Ob... Penso almeno, non sono l'unico a crederlo perché ho visto anche David Davidov che ha riportato la stessa informazione. Eh, a quanto pare sembrerebbe che l'intenzione russa è quella di raggiungere questa linea di collegamento e in questo modo consolidare il settore, tagliarlo fuori. Ovviamente eh, gli ucraini stanno cercando di impedirlo. Come vedete, le icone riportano mezzi russi distrutti nelle retrovie, carri armati. Tutti questi sono stati localizzati il 22, il 27. Questo è un video di oggi che riporta proprio a un collegamento che si può accedere. Se vi interessa andarvi a vedere questi video, metto il link della mappa di Mayakovsk in descrizione. Scendendo spostandoci più a sud vediamo quanto è intensa l'azione di bombardamento russo alle spalle del fronte con l'utilizzo massiccio di artiglieria bombe plananti queste icone sono tutti attacchi aerei fondamentalmente ho letto un commento che mi ha un po' stranito giusto ieri, ieri sera in cui qualcuno ha scritto, non mi ricordo chi, che i russi hanno la superiorità aerea. Ovviamente non è vero, non hanno mai avuto la superiorità aerea sull'Ucraina. Quello che possono fare e hanno fatto è stato quello di adattare delle vecchie bombe convenzionali munendole di ali. È un sistema abbastanza semplice di navigazione satellitare. Per cui cosa fanno gli aerei russi? Non, non, non rischiano, non, non, non avendo la possibilità di sorvolare lo spazio aereo ucraino perché è protetto dagli scudi missilistici, loro sganciano le loro bombe plananti a una cinquantina di chilometri dal, dagli obiettivi. In questo modo, questi sono circa 50 chilometri, eh, questa distanza qui, in questo modo la bomba va da sola e loro non rischiano la vita. Sorvolando il territorio ucraino, che è ben protetto, soprattutto perché l'impegno dello scudo missilistico ucraino lo vediamo tutti i giorni, e soprattutto quello di contrastare missili da crociera, missili ipersonici e, e droni. Quindi, di sicuro, un aereo è molto più visibile per un, cioè, per un sistema di difesa aereo: è molto più facile da intercettare un aereo che viola lo spazio aereo rispetto a un missile da crociera. Quindi, i russi si limitano a, ad attaccare da fuori lo spazio aereo ucraino non hanno la superiorità aerea però questi attacchi possono essere abbastanza precisi come vedete è stata colpita la ferrovia il 22 il 27 oggi questa notte la periferia della città questi attacchi insomma sono spesso uh, contro civili inermi insomma lasciano si commentano da soli scorrendo, vediamo quanto poi è intensa l'attività perché vediamo mezzi distrutti ovunque. Ieri, fra ieri l'altro, ieri. E poi ci spingiamo, per quanto riguarda la situazione a New York, come vedete, è rimasta invariata: i combattimenti verso Torex sono serrati e aumentata l'area di espansione dell'avanzata russa quindi se fino a ieri era limitata a questa strada oggi si sono si presentano anche in questo settore e continuano i combattimenti nella loro avanzata invece verso pokrovsk non ci sono grossi cambiamenti se non appunto possiamo vedere l'intensità del, 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 del conflitto in quest'area attraverso il numero di, 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 di video, che sono tutti i rapporti geolocalizzati di tank distrutti, carri armati, eh, mezzi. L'utilizzo massiccio dell'artiglieria in questi ultimi tre giorni: queste concine sono tutti carri armati distrutti perché hanno la fiammella in cima, vedete. Eh, L'utilizzo di droni. Droni più che, che lanciano le cosiddette bombette sopra i soldati o colpiscono i mezzi quindi questo ci dà un'idea dell'intensità del, degli scontri in quest'area e quindi poi chiudiamo con il discorso di eh, Vuledar dove c'è una ritirata da parte ucraina che vediamo i bombardamenti di questa notte dell'altro ieri e, e questa è la situazione quindi mh, molto intensa negli ultimi, negli ultimi giorni come ho detto anche nei video precedenti tutto lascia pensare che i russi stanno cercando di accaparrarsi quanto più territorio possibile <ride> prima dell'arrivo della stagione delle piogge e del, dell'inverno quindi andiamo avanti allora mh, avevo parlato ieri del fatto che veniva riportato come il ponte di Kerk questo qui vediamo se ve lo mostro un, un volontario dell'esercito ucraino segnalava movimenti nell'area di Kerk e del suo ponte che è di un'importanza strategica fondamentale gli, gli ucraini dovrebbero colpirlo per, per evitare limitare l'afflusso di materiale militare a tutta la Crimea e tutta la, la regione sud. Uh, il militare ucraino segnalava movimenti. Questi movimenti abbiamo avuto una conferma. <ride> Praticamente i russi hanno, cost hanno costruito delle strutture sopraelevate che contengono dove sta sono state issate con delle gru delle postazioni antiaeree. Queste sono postazioni a corto raggio che sono dotate di missili e mitragliatrici, cannoni, cannoncini a tiro rapido, come potete vedere. Vediamo se si vede meglio, ecco fatto. Ora è interessante questa cosa, però allo stesso tempo sono piuttosto vulnerabili, non sono per niente protette, quindi bisogna vedere nel senso posizionare una postazione Antiaerea in modo sopraelevato non è detto che sia una scelta saggia, perché comunque questi radar hanno dei problemi, eh, quello che viene detto in gergo militare in look down, cioè l'aggancio su oggetti più bassi di loro. Non è così semplice, così scontato. Non è che mettendo una postazione antiaerea sopraelevata sia una scelta necessariamente saggia, lo hanno fatto perché comunque il ponte è una struttura già di suo sopraelevata e quindi hanno più visuale. Queste postazioni poi non sono uh, sistemi missilistici a lungo raggio, stiamo parlando di pochi chilometri, 3-4 km. Il, il loro impiego lascia pensare che i russi sono molto più preoccupati dai droni, perché effettivamente queste, questi panzi sono antiaerei in senso quasi tradizionale, cioè hanno un cannoncino a tiro rapido o dei missili a corto raggio. E questo è, quindi passiamo avanti, vi porto alcuni video di droni, dato che comunque il video che vi ho presentato qualche giorno fa del soldato russo che chiedeva aiuto e poi il, il drone ucraino gli ha, gli ha lanciato dell'acqua, una bottiglietta d'acqua, eh, è stato... Ha fatto il giro del mondo quel video, se ne è parlato molto. Fra l'altro, se vi interessa, vi metto il video integrale in descrizione anche perché me lo avete chiesto. In più, eh, mi avete chiesto di vederlo ed è questo video qui, dove si vede appunto l'integrale che dura 18 minuti. Ora, ve lo descrivo a voce perché qualcuno, non dico chi, nei commenti mi ha scritto che era un video finto che era un attore, ha detto ha scritto proprio neanche Hollywood, va bene, qui siamo poi al limite del ridicolo, voglio dire. Cioè penso che sia più credibile dire che Kubrick ha fatto in un set lo sbarco sulla luna, un altro po' piuttosto che mettere in scena una situazione del genere. Poi ripeto, per come la vedo io che sono del mestiere, ho fatto riprese video per tanti anni mi rendo abbastanza conto se un video è vero <ride> o no quindi non ve lo proporrei se fosse artefatto perché saprei riconoscerlo perché insomma è il mio mestiere comunque una cosa che non ho detto non ho parlato di quel video però ne approfitto per descriverlo oggi è che sì bello e nobile che l'operatore dronico ha salvato questo soldato russo ok è un gesto veramente magnifico che vorremmo vederlo più spesso, vorremmo vedere tutti i soldati russi che si arrendono e si consegnano all'Ucraina, soprattutto perché questo permette di scambiarli con prigionieri ucraini che non se la passano altrettanto bene, non quanto quelli russi in Ucraina, soprattutto perché l'Ucraina veramente non può permettersi di maltrattare i prigionieri russi, visto che è letteralmente sotto gli occhi di tutti. La scena internazionale che non aspetta altro per criticarla. Ora, quello che succede in questo video è che questo soldato russo all'inizio non era solo, era insieme ad altri e si, era, e si era rifugiato in una trincea sotto un piccolo ponticello. L'operatore dronico ha visto questi tre soldati e ha cominciato a sganciargli le cosiddette bombette. Ok, due di loro sono morti. Lo stesso soggetto del video è stato colpito al volto e alla gamba e gli sono state tirate addosso qualcosa come quattro di queste bombette che sono esplose nelle sue vicinanze lui è stato miracolato nel senso è stato molto molto fortunato a essere stato protetto da dei sacchi di terra che aveva vicino o il, il ponticciolo di, di struttura fra sopra la trincea quindi dopo quattro di queste bombette e con lui che continuava a sopravvivere, a quel punto l'operatore dronico ha deciso di osservare cosa stava facendo, perché l'ho visto talmente tanto in condizioni disperate, non aveva neanche più il fucile, ma non, non l'ho mai avuto il fucile in tutto il video. A quel punto il soldato ha cominciato a camminare in, nella trincera, era visibilmente stordito, con la gamba dolorante una ferita al volto perché dobbiamo ricordare che queste bombe non sono come i botti di Capodanno, lanciano schegge che entrano nella, nella carne, insomma è una, una cosa parecchio diciamo dolorosa. Quindi questo soldato ha, com ha cominciato a camminare all'interno della trincea e a quel punto l'operatore dronico ha deciso di aiutarlo. Eh, gli ha fatto il, il segno, il soldato ha chiesto acqua e gli è stata data acqua, a quel punto l'operatore dronico gli ha portato, oltre all'acqua, gli ha portato un cartello dicendogli esci dalla trincea e segui il drone, ok? La situazione qui non è stata per niente semplice, ora dovete immaginare che tutto questo è avvenuto in una guerra di trincea, ok? Quindi Immaginate quanto è stato rischioso per l'operatore dronico portare un soldato russo sulle posizioni degli ucraini, perché dall'altra parte bastava qualcuno con dei mortai e guardare tutta la scena per colpire gli ucraini e individuare la loro posizione. Ed è quello che un po' è successo, perché quando il soldato russo si è ripreso dopo aver bevuto acqua, ha cominciato a camminare, era comunque molto stanco, ha fatto un paio di pause. Mentre camminava verso le posizioni ucraine, i, i russi hanno cominciato a lanciargli addosso munizioni di mortaio. Cioè, questo soldato russo va incontro agli ucraini mentre viene preso di mira dai suoi stessi soldati, letteralmente. Va bene. Poi, a un certo punto, riesce a raggiungere la trincea ucraina, dove due soldati ucraini lo prendono letteralmente di peso e lo mettono in, uh, al sicuro non lo trattano proprio in maniera gentile però comunque gli hanno salvato la vita alla fine questo soldato si è salvato ecco possiamo dirlo ma la situazione qui non è stata per niente facile non è per niente insomma eh, non è come sembra necessariamente eh, in quei pochi secondi che vi ho mostrato qualche giorno fa cambiando soggetto Quest'altro video è molto bello. Vi passo anche questo eh, link in descrizione. Durante una ricognizione, l'operatore dronico ha visto un soldato nel, in un campo. Si è accorto che era un soldato ucraino che era ferito ed era rimasto a terra. E questo è successo d'inverno, credo l'inverno scorso. E a questo punto, il soldato ucraino ha preso del tè caldo e le istruzioni. Per, per portarglieli attraverso il drone e gli ha anche dato un, un consiglio di seguire il drone ma il soldato ucraino non riusciva più a muoversi perché era ferito quindi tutto questo in questo video si vede come altri soldati poi sono andati a recuperarlo è stata un'operazione di salvataggio molto intensa sotto il fuoco letteralmente sotto il fuoco nemico quest'altro video è arrivato giusto eh, Giugno, eh, non è un video nuovo, però è molto interessante: c'è questa donna nella zona occupata che cerca di superare il fiume Dnipro. E eh, cammina, bisogna dire. Questo non lo dico io, ma viene riportato nel video e dall'operatore dronico e dal comandante di sezione. I civili che cercano di tornare in Ucraina da sud, dalla regione occupata spesso vengono presi di mira dai cecchini russi. Quindi questa donna ucraina ha deciso di tornare indietro ed è cominciato a camminare sul ponte semidistrutto con il documento di identità in mano. L'operatore dronico l'ha zoomato per vedere il documento e quando si è reso conto che era una cittadina ucraina il soldato ha detto si è messo a piangere. La cosa più triste di questo video è che la donna è andata avanti per un po', ma come vedete il ponte è stato distrutto, quindi non può tornare in patria. Allora, in questo video c'è un altro... visto che... Mi è stato criticato il video del soldato russo che cerca di salvarsi, viene, a cui viene data l'acqua come un video artefatto. Questo è un altro, ma ce ne sono tanti comunque, basta cercarli. Questo è un altro video in cui un soldato russo cerca di scappare consegnandosi ai soldati ucraini. I soldati ucraini gli intimano di spogliarsi e lui si toglie tutta la divisa, rimane in mutande e scarpe e striscia in quella che è l'area contesa, quindi striscia per ovvi motivi per evitare di essere cecchinato. Dopo un po' riesce ad arrivare alle trincee ucraine e quello che succede è questo, vedete? Questo è il soldato russo, in mutande, questo a destra è il soldato ucraino e gli viene dato acqua, lui è anche ferito. Però vedete la situazione è questa dei soldati russi, eh, non è il singolo caso, ci sono centinaia centinaia di testimonianze in cui questi soldati non hanno acqua, non hanno cibo e sono in pessime condizioni. In questa intervista eh, passata ieri, tra l'altro, c'è un altro che è soldato russo che si è arreso, ora queste dichiarazioni lasciano un po' il tempo che trovano, però anche di questo video vi passo... Uh, il link in descrizione uh, fondamentalmente questo soldato russo fa delle dichiarazioni spontanee ok um, in cui dice che si era arruolato ha raggiunto uh, il fronte con un mezzo d'assalto in cui erano in sei è stato uh, è sceso sotto il fuoco letteralmente sotto il fuoco nemico degli ucraini e, e si è si è messo, si è nascosto in una trincea, poi dice che per due giorni non è più uscito da lì perché è stato ferito da una scheggia all'inguine. Altri suoi commilitoni sono rimasti uccisi e lui è rimasto in quella trincea per due giorni e non ha avuto nessuna assistenza medica, ordini, niente di niente a quel punto ha deciso di consegnarsi agli ucraini ha alzato le mani, si è arreso, ha consegnato tutte le armi tutto quello che aveva e si è, e si è consegnato quindi nella dichiarazione che fa dopo ehm, lui dice che insomma si era arruolato con l'idea che nell'esercito avrebbe avuto dei compagni che si sarebbero presi cura di lui che ci sarebbe stato, come devo dire, spirito di gruppo ecco però poi, arrivato sul posto, si è reso conto che quello che sappiamo, cioè che questa guerra voluta dal Cremlino, in realtà è un massacro. I soldati vengono mandati in un tritacarne. Lui stesso usa questa parola, dice: Noi siamo soltanto meat, siamo soltanto carne per loro. E quindi poi fa delle dichiarazioni in cui dice: Datemi un fucile, datemi la possibilità di, di vendicarmi. Non, non, non posso dirlo, ma praticamente dice letteralmente mandatemi al, Cremli, al Cremlino qualcosa del genere, perché è rimasto profondamente deluso dal trattamento che è stato riservato ai soldati, da parte dei soldati russi stessi, dai comandanti, e del fatto che secondo lui il Cremlino non tiene assolutamente conto della vita dei cittadini russi, dei, dei soldati russi. Ok, andiamo avanti. Allora, avrete già sentito sicuramente che c'è stato mh, delle dichiarazioni di Putin in cui propone di cambiare le direttive per la risposta nucleare. Ora un po', diciamo, altri hanno già commentato questa cosa, ho visto il video dell'avvocato Catania. Sicuramente, come devo dire, fa parte della sua solita dialettica cercare di spaventare l'Occidente, di spostare la discussione su queste tematiche di mettere in qualche modo zizzania, possiamo dire così all'interno dei vertici europei e americani. Però in realtà ormai questi discorsi, come devo dire, non attaccano. Nel senso è chiaro che una minaccia, come dice lo stesso articolo, una minaccia nucleare funziona solo finché non lo usi il nucleare, altrimenti non ha più senso. Nel momento in cui lui sa molto molto bene che se dovesse mai sognarsi di fare questa pazzia, di usare il nucleare, le ripercussioni per la Russia sarebbero terribili, non, non uscirebbe di sicuramente bene. Sicuramente ecco, chi ne farebbe di più le spese sarebbe la Russia in assoluto, ma con un livello esponenziale, un'arma nucleare farebbe danni relativamente piccoli in Ucraina, non risolverebbe niente, mentre la risposta dell'Occidente a un'azione del genere sarebbe molto più grande. Quello che comunque bisogna dire di questo articolo è che, voglio dire, scusate, di questi cambiamenti che propone Putin, alla fine non cambia niente, perché nella Costituzione russa L'arma nucleare viene considerata come un'eventualità nel caso in cui qualsiasi altra nazione minacciasse l'integrità territoriale e l'integrità del governo. Cioè, se nella Costituzione russa può essere considerato, si può autorizzare l'uso del nucleare se un esercito ostile invadesse il territorio russo oppure se un'altra un nazione nucleare o non nucleare non è importante minacciasse lo stesso governo russo ok quindi se consideriamo queste cose solo questi due elementi sappiamo che uno è stato disatteso nel senso ormai da un mese e mezzo gli ucraini hanno occupato il territorio russo quindi non c'è stata nessuna reazione nucleare che voglio dire secondo la costituzione russa sarebbe stata uh, Possibile come risposta all'invasione della regione di Kursk. L'altra è che di fatto, nel momento in cui la Russia stessa ha invaso l'Ucraina con tutte le sanzioni che mirano a distruggerne la sua economia, è chiaro che è, esiste già un tentativo di delegittimizzare questa dittatura, che è una dittatura, un'oligarchia un mafiosa, come volete chiamarla, ma è così. Quindi entrambe sono state disattese. Quindi. Cosa posso dire? Queste parole, queste minacce non servono assolutamente a niente. E ormai, come devo dire, per dirla in, in, in modo... come devo dire, un, un italiano del sud Italia direbbe che... Ormai è un quacquara qua. qua, qua. <ride> Scusatemi eh, per restare sulla battuta: fra l'altro, un altro personaggio in questi giorni sta facendo dichiarazioni che non voglio neanche commentare perché non merita neanche di essere commentato. Però, ecco, se andate a vedere un po'. Su qualche sito internazionale. Se andate a leggervi un po' anche qui su Telegram, su X, sui vari canali che seguono le vicende del conflitto in Ucraina. Fondamentalmente, quello che dicono tutti è che Mr. T è letteralmente un pupazzo nelle mani di Putin. Le ultime sue dichiarazioni sono state tremende, voglio dire, no? Cioè non, si, non le commento perché pietà. Andiamo avanti. Vi ho parlato ieri dell'autorizzazione che c'è stata, almeno la convalida per la fornitura di nuove munizioni di artiglieria da 155 e 100 mm per l'Ucraina da parte degli Stati Uniti, più armamenti per gli F-16 come le JSOV. Avevo già parlato di questa possibilità. Le JSOV sono l'equivalente più tecnologico delle bombe plananti russe fondamentalmente sono delle armi che sono munite di ovviamente sono come delle bombe letteralmente però hanno un sistema gps e guida inerziale hanno delle ali e questo gli dà la possibilità di essere lanciate molto più dalla distanza rispetto alle bombe tradizionali con un range di circa 50 miglia 110 km giù di lì e 500 kg di esplosivo che non sono pochi nel senso sono bombe di precisione che sono in grado di demolire strutture non grandissime, tipo un ponte come quello di Kirk con una sola bomba da 500 kg non ci fai niente, ci fai giusto qualche danno. Però, ecco, dato che l'F-16 ne può portare due, un paio di F-16-4, altri aerei possono equipaggiarle, come il MiG-29, il su 24 ucraino il su 27 quindi sono sicuramente bombe interessanti che potranno fare quello che devono fare quindi eh, andiamo avanti l'altro giorno un sabato ordinario pieno di sole a Kharkiv questo fotogramma non, non vi mostro il video perché non posso però questa era Kharkiv, Kharkiv è questa cittadina qui, ve la mostro, a nord, questo è l'attacco di cui sto per parlare, il 25, quindi eh, non c'è nessun motivo per bombardarla, nel senso in quest'area i russi stanno soffrendo. L'unica cosa che posso pensare è l'unica giustificazione: non è una giustificazione, l'unico motivo è una sorta di vendetta o terrorizzare la popolazione fondamentalmente in questo in questo video c'è questa donna che sta camminando per strada. C'è del traffico in città. Certo, è una città ormai vicina al confine, però non, è popolata da civili, non c'è il pericolo. Che venga conquistata dai russi domani o nei prossimi mesi perché i russi sono lontani e sono stati respinti da un anno in quest'area quindi perché la vita, la, la vita non dovrebbe continuare insomma questa donna sta camminando verso l'incrocio fa appena in tempo a sentire quello che sta arrivando che un attimo dopo un missile russo colpisce questo parcheggio e, fa, e distrugge tutta l'aria quindi la donna viene colpita dalle schegge per fortuna è viva ma ferita eh, però questa è la situazione cioè, immaginate di camminare per strada e arrivano bombe dai russi così quindi non venitemi a dire che i russi sono ganzi e che colpiscono obiettivi militari perché ormai è conclamato che i russi commettono crimini di guerra ogni giorno se non sapete chi è lui è Alexander Mazievieski ed è un eroe di guerra ucraino. È una storia tremenda, vi passo il video in descrizione, non, non vi passo il video originale sono, perché sono nove secondi che non vi consiglio di vedere. Però sono usciti diversi video, è stata fatta una statua. <ride> Sembra incredibile ma questo è lui, una statua. Con la sigaretta, con quell'espressione, con il volto orientato verso destra, così come era in questo momento, in quei 9 secondi di video. Uh, Alexander si è, si faceva parte dell'esercito ucraino quando c'è stata l'invasione russa, a febbraio 2022, ed era andato via per servire il suo paese, per difendere il suo paese. La madre, che è stata intervistata, che vediamo in questa foto, ha detto che era partito dicendo che voleva proteggere la sua famiglia, voleva proteggere sua madre, la sorella e i, i suoi amici. Ed era partito per difendere Bakhmut, dove ha combattuto. Poi fu catturato. C'erano altri soldati con lui di cui non si sa più nulla da tempo. E, mentre invece di Alexandre sappiamo perché ci sono state sue foto. E, quindi, insomma è stato catturato dai russi e un anno dopo eh, è ha iniziato a circolare questo video di 9 secondi, dove c'è lui in piedi, che è nella fossa, che ha appena scavato, hanno costretto a scavare la fossa, lui sta lì, che fuma questa sigaretta, e il soldato russo gli dice qualcosa che suona tanto come di qualcosa, di le tue ultime parole, e lui prende, una boccata di sigaretta e dice Slava Ucraina e a quel punto il plotone di, di esecuzione commette i suoi crimini di guerra gli scaricano addosso i caricatori e, e quindi Slava Ucraina è diventato il simbolo della resistenza ucraina grazie a lui lui, se vedete, guarda i suoi, i suoi aguzzini un attimo prima di morire quindi questo è con questo vi saluto cari amici, um, ci saranno novità nelle prossime ore, quindi restate sintonizzati, ci stiamo sentendo io e Mirko Parabellum per organizzare qualcosa insieme, quindi alla prossima, come sempre un abbraccio.